Racconti brevi e straordinari di Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares, il racconto numero 49 dal titolo Gli occhi colpevoli. Si narra che un uomo comprò una ragazza per 4.000 denari. Un giorno la guardò e scoppiò a piangere. La ragazza gli chiese perché piangesse. Lui rispose: Hai gli occhi così belli che dimentico di adorare Dio. Rimasta sola, la ragazza si cavò gli occhi. Quando la vide in quello stato, l'uomo afflitto le disse: Perché ti sei deturpata così? Hai sminuito il tuo valore. Lei rispose: Non voglio che ci sia qualcosa in me che ti distolga dall'adorare Dio. Quella notte l'uomo udì in sogno una voce che gli diceva: Tu credi che la ragazza abbia sminuito il suo valore, ma per noi l'ha accresciuto e te l'abbiamo presa. Al risveglio trovò 4.000 denari sotto al cuscino. La ragazza era morta. Ahmad ibn Shirwani. Il racconto breve numero 50 dal titolo Una nostalgia. Mentre avanzava verso il patibolo, Lissù rivolse queste parole al figlio: Ah, se fossimo a Shanzai, a caccia di lepri col nostro cane bianco. Arthur Woolley, Po Chu I.